Siamo nel 1976 e Lou Reed intona un brano dal titolo Vicious Circle, circolo vizioso. Su una coppia di accordi che si rincorre sempre uguale, Lou Reed ripete: sei incastrato in un circolo vizioso e sembra che non finirà mai. C'è qualcosa di ambiguo nel modo in cui, più che cantare, Lou Reed salmodia queste parole. Traspare la consapevolezza che questo incastro è una condizione umana senza rimedio che forse noi tutti faremmo bene a non contrastare. Sono parole che risuonano in modo speciale, come se fossero l'eco di qualcosa di già sentito. Ed è così. In un gioco di specchi e ritorni, Lou Reed sembra ripeterci la grande rivelazione del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche, quando, contemplando lo sgorgare di una fonte di montagna, si sorprese a dire: questa vita, come tu ora la vivi e l'hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo. È la dottrina dell'eterno ritorno dell'uguale che, rifacendosi alle dottrine classiche del tempo ciclico, racconta di una circolarità che combina passato e futuro, intrecciandoli in uno scambio continuo e inesausto. E proprio di questo parleremo oggi a Maestri, del dialogo ininterrotto che il passato intrattiene con il presente, delle differenti concezioni che l'uomo antico e l'uomo moderno hanno della vita, della natura, della morte. A farci da Virgilio in questo viaggio è con noi un maestro d'eccezione, il professor Ivano Dionigi, ordinario di letteratura latina e rettore dal 2009 al 2015 dell'Università di Bologna.